Vogliamo leggere ora la parola del Signore, leggere un passo, non ci fermiamo sul passo che particolarmente leggo, ma leggendo il capitolo 3 di Malachia non possiamo non leggere una parte molto importante per tutti i credenti sempre. Capitolo 3 di Malachia dal verso 7. Malachia è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, e leggiamo il penultimo capitolo del Nuovo Testamento, così trovate subito, dell'Antico Testamento, chiedo scusa. Ma c'era il mio direttore della scuola biblica che diceva che voleva levare la paginetta dove è scritto Nuovo Testamento perché voleva inserire Malachia nel Nuovo Testamento. Malachia capitolo 3 dal verso 7. Fin dai giorni dei vostri padri voi vi siete scostati dalle mie prescrizioni e non le avete osservate. Tornate a me e io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi dite: in che dobbiamo tornare? L'uomo deve egli derubare il Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione. Portate le decime nella casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non v'apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. E per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore, ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo, e la vostra vigna non abortirà più nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti, e tutte le nazioni vi diranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti. Voi usate parole dure contro di me, dice l'Eterno, eppure voi dite: che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto: è vano servire Dio. E che abbiamo guadagnato ad osservare le sue prescrizioni e ad andare vestito a lutto a motivo dell'Eterno degli eserciti? Ora dunque noi proclamiamo beati i superbi, sì, quelli che operano malvagiamente prosperano, sì, tentano Dio e scampano. Allora quelli che temono l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro, e l'Eterno è stato attento e ha ascoltato, e un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno e rispettano il suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice l'Eterno degli eserciti, e io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. E voi vedrete di nuovo la differenza che v'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Allora, verso 16, quelli che temono l'Eterno si sono parlati uno all'altro, e l'Eterno è stato attento e ha ascoltato, e un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno e rispettano il suo nome. E saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia particolare proprietà, dice l'Eterno degli eserciti, e io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. In un mondo così distratto, infedele, in mezzo ad un popolo religioso che è ugualmente infedele, in mezzo ad un popolo di credenti molto spesso sviati, grazie a Dio ci sono quelli che temono l'Eterno. E questo è importante. E io mi auguro che tutti noi stasera possiamo appartenere a questo drappello di coloro che temono l'Eterno. Perché? Perché quelli che temono l'Eterno, per il giorno che il Signore prepara, e sapete che giorno è, essi sono per l'Eterno proprietà particolare, o come dice Diodati, un tesoro riposto, o come dice un'altra versione ancora più bella, gemme tenute al sicuro. Bello, vero? Sapete cosa sono le gemme?
Credo che tutti lo sanno, particolarmente le sorelle, alle quali piacciono molto i gioielli. Io incontro tanta gente con un sacco di roba addosso. Non sono gemme, sono quello che gli inglesi chiamano junk, che non è gemma, ma sono bigiotteria, dicono in italiano, ma in realtà è latta, è robetta da poco. Ma il popolo di Dio non è qualcosa che appare prezioso, è qualcosa che è veramente prezioso, sono gioielli. Bello, no? L'hai mai pensato che tu sei un gioiello di Dio? Un gioiello, sì, sono gioielli preziosi a Dio perché sono una creazione divina. Io credo che nessuno di noi, prendendo in mano un pezzo di carbon fossile, pensa che quel carbon fossile, se avesse subito determinate situazioni, poteva diventare un diamante. Ora, lo stesso Dio che dal carbon fossile, nella opera della creazione misteriosa, crea il diamante, è lo stesso Dio che ha preso te e me, tizzoni scampati dal fuoco, e ci ha fatto suoi gioielli. Siamo tutti dei peccatori salvati per grazia, vero? Gemme. Oh, l'opera meravigliosa di Dio. Noi siamo una creazione di Dio. Mirabilmente il Signore ci ha preso e ha fatto di noi nuove creature. Sei convinto? Sei convinto? Perché è importante che tu sia convinto. Tra i tanti tipi di carbone ce ne sono di diverse qualità. C'è il carbone di legna che tutti noi conosciamo, poi c'è carbon fossile. Il primo stadio del carbon fossile è torba, che non si sa mai se è carbone o legno. Ancora vedete il legno, ancora vedete, e che i poveri anticamente usavano per riscaldarsi, qualcuno se lo ricorderà. Poi lentamente si arriva fino a tutta la trasformazione che diventa diamante. Ora Dio sta facendo la stessa opera in noi, ci ha preso da tizzoni scampati dal fuoco e ha fatto di noi dei gioielli. Non so se avete mai visto un gioiello in natura, è interessante. Oh, c'è una grossa differenza fra il gioiello che sta nella vetrina del gioielliere e il diamante in natura. C'è una differenza, vero? È diamante l'uno e diamante l'altro. Però, da quando è estratto dalla cava a quando poi diventa gioiello, passa attraverso una serie di lavorazioni. Il Signore sta facendo questo con te e con me, eh? Siamo gioielli, ma abbiamo bisogno di essere lavorati, lucidati. Abbiamo bisogno che il meraviglioso e glorioso e mirabile gioielliere del cielo venga e provveda tutte quelle sfaccettature per far apparire tutto lo splendore, la bellezza dei gioielli, quando saremo simili a Gesù. Ma questo lavoro il Signore sta facendo. E il lavoro del gioielliere, io non ne ho visti molti, ma qualcuno l'ho visto, è un lavoro difficile ed è un lavoro paziente. Non so se avete visto, vendono questi diamanti, queste pietre preziose, dicono è di tanti carati e questo e quello, poi andate a vedere, è una cosa piccolissima eppure ha un grande valore. Non ha importanza la grandezza del gioiello, ha importanza la lucentezza. Non ha importanza se tu sei grande o piccolo agli occhi del mondo, è importante che l'eterno e meraviglioso gioielliere possa operare al punto che tutta la gloria del nostro Signore possa trasparire dalla nostra vita. Gemme tenute al sicuro, gioielli tenuti al sicuro.
Non solo sono una creazione divina, ma sono rari. Non è che per la strada uno trova così le pietre preziose. Ci sono tanti sassi nel mondo, ma poi ci sono delle pietre preziose. E queste pietre preziose non sono la maggioranza delle pietre. Il popolo di Dio, pur essendo un popolo apparentemente numeroso, io ricordo per esempio la conferenza tenuta ultimamente negli Stati Uniti dove 32.000 credenti si sono radunati, sembravano tanti, no? Però è stato buono perché poi, andando a guardare, questo era un immenso stadio coperto, sembravano tante, 32.000 persone, poi passando dietro il pulpito ho visto che c'era l'altra metà dello stadio che era completamente vuota, quindi in realtà quello stadio almeno conteneva 70.000 persone, eravamo tanti 32.000, ma c'era ancora posto. Ora noi, grazie a Dio, che il popolo di Dio è numeroso, però nel mondo continua ad essere la piccola greggia, una rarità. Lo sai che sei una rarità? E troppo spesso noi vorremmo essere maggioranza, troppo spesso noi vorremmo confonderci con quelli del mondo, troppo spesso ci vergogniamo di essere piccole gemme, vorremmo essere delle grandi pietre preziose, ma molto spesso queste grandi pietre preziose non sono proprio preziose, sono appariscenti. Ma le gemme sono cose piccolissime, preziose, rare, e noi siamo particolarmente preziosi agli occhi di Dio perché siamo costati la vita e il sangue del Signore Gesù Cristo. Queste gemme sono di diversa bellezza, sono di diversi colori. Ci sono i diamanti, gli zaffiri, gli smeraldi, i topazzi, e mi fermo qui poi perché non ne so più, ma sono belli tutti quanti, sono preziosi tutti quanti, e nella loro diversità affermano la multivaria grazia di Dio. La Chiesa di Gesù Cristo non è come una fabbrica di bottiglie, tutte uguali, o di bicchieri, tutti uguali. Dio ha creato ciascuno di noi in modo diverso e ha dato multivari doni. Signore, aiutaci ad usarli per la Tua gloria. Sono preziosi poi questi gioielli perché costano. Costano. Io credo che i nostri fratelli non sono molto pratici di queste cose, lo spero, ma quelli che vanno a comprare i gioielli sanno che costano, e non c'è un costo più alto per te e per me che quello che ha pagato il figliuolo di Dio. Non siamo stati comprati né con oro né con argento, ma col sangue prezioso di Gesù. Quali sono le caratteristiche di questo tesoro riposto, di questa proprietà particolare, di questi gioielli di Dio? Allora, quando la maggioranza non serve Dio, quando la maggioranza non offre a Dio, quando la maggioranza mormora contro Dio e dice non vale la pena servirlo, allora non è questo il tempo di servire Dio? È questo il tempo quando nel mondo la maggior parte delle persone sono estranee, quando nel mondo la maggior parte della gente è soltanto piena d'egoismo, e quando nel mondo la maggior parte dice la religione, la fede, vale la pena credere in Dio, a che serve? Allora, la prima caratteristica è che i gioielli di Dio in una società completamente avversa continuano a servire Dio, sapendo che hanno scoperto che c'è una differenza fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. È un amen troppo debole per una cosa così bella. È importante.
Nessuno di noi stasera si rammarica di servire Dio, vero? Sì o no? Siamo felici di servirlo. E scopriamo che vale la pena servirlo. O per dirlo come spesso ripeto, seppure non ci fosse la salvezza eterna, varrebbe la pena servire Dio qua giù per la gioia, la serenità, la pace che Egli ci dà. Ma Egli ci dà pace, gioia e serenità qui e poi la vita eterna con Lui, meraviglioso Signore. Allora, questi, mentre gli altri sono lontani, questi temono l'Eterno. E temere l'Eterno non vuol dire avere paura di Dio. Nessuno di noi stasera ha paura di Dio. Non abbiamo assolutamente paura, tant'è vero che ci siamo accostati a Dio per mezzo di Gesù Cristo e sappiamo che Egli è vicino a noi, che Egli non è lontano. Non abbiamo il terrore da accostarci a Dio. Sappiamo che Egli è nostro Padre. Temere Dio vuol dire onorarlo. Vuol dire venerarlo, vuol dire servirlo. Non solo temono Dio, ma hanno comunione fra loro. Si sono parlati l'uno all'altro. Non si riferisce qui al parlare prima del culto, che sarebbe meglio che non parlassimo. Non si riferisce qui neanche al parlare dopo il culto, che sarebbe meglio che non parlassimo per meditare la parola che Dio ci ha dato e andare a casa e ritenere le benedizioni, ma parla qui di comunione che dobbiamo avere l'uno con l'altro. Quando ci incontriamo, di che parliamo? Di che parliamo? Magari. Non è che diventiamo tutti dei buoni sarti, tagliamo e cuciamo, Oppure raccontiamo le cose che non hanno nessuna importanza. Quando il popolo di Dio si raduna, sa che c'è il Signore che ascolta. Può Dio ascoltare sempre la nostra conversazione? Signore, aiutaci. L'Eterno è stato attento, ha ascoltato, e un libro è stato scritto davanti a Lui. Questo passo mi fa tremare, come quell'altro passo che di Gesù che dice: vi sarà ridomandato conto di ogni parola oziosa. Signore, abbi pietà di noi. No. Parlare delle cose meravigliose di Dio. E allora quello che Dio scriverà e conserverà come ricordo per quelli che temono il suo nome sarà un ricordo di belle parole, un ricordo di lode, un ricordo di cose meravigliose che Dio ha fatto e fa, perché Dio opera ancora. O no? Ha operato per te oggi? Per me sì. Lui ogni giorno una grazia ci fa, gloria sia al suo nome. E ancora, non solo hanno comunione fra loro con Dio, ed è bello quel verso che dice: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e insieme l'abbiamo con Dio. E il sangue di Gesù Cristo, il suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Poi, quelli che rispettano il suo nome, o quelli che meditano sul suo nome, o quelli che ricordano il suo nome. Questa è l'altra caratteristica. Persone che sanno che il nome più importante è il nome di Gesù. Prima di convertirci il nome più caro era mamma, vero? Non è che non vogliamo più bene alle nostre mamme, anche se ormai sono passate avanti, ma c'è un nome che è più caro del nome di mamma, è il nome di Gesù. E nei momenti difficili chi invochiamo? Prezioso nome di Gesù.
O qualcuno dice, ma questa è una forma scaramantica e magica. No, 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 invochiamo la persona che c'è più vicina. E al di là di tutti, di mamma, papà, moglie, marito, figli, chi è più vicino è Gesù. L'invochiamo ed egli ci libera. Non solo le caratteristiche dei gioielli di Dio, ma c'è poi l'attitudine di Dio verso questi gioielli. Prima di tutto sono un tesoro riposto, sono una proprietà particolare, sono gemme tenute al sicuro. Il Signore ha cura. Egli ha cura di noi. C'è rifugio, sicurezza nel Signore. Nessuno di noi credo che abbia una cassaforte dove mette i gioielli, perché non ce l'abbiamo i gioielli. È poca cosa quella cassaforte rispetto alla sicurezza che il credente ha in Gesù. Un tesoro riposto. Dio ha cura. Non temere, se tu ami il Signore lo segui, se tu lo servi con tutto il cuore, se il Signore può agire nella tua vita al punto che Egli può metterti al riparo da ogni difficoltà, se tu t'arrendi nella sua mano, sei al sicuro. Non aver paura. Oh, ci sono alcuni che sono più pratici del diavolo che del Signore. Lo vedono dappertutto, c'hanno paura di questo, c'hanno paura di quello, c'hanno paura di quell'altro. No, appartieni a Gesù, sei nascosto con Cristo in Dio. Assolutamente, non c'è nessun timore, nessuno li rapirà dalla mia mano, dice l'Eterno. Non solo il Signore ha cura, ma ricorda le loro opere. Un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono il suo nome. Esistono delle opere, dei servizi che nessuno conosce. E credo che noi dovremmo essere tanto umili da servire il Signore con questo spirito. I riconoscimenti umani non servono proprio a nulla, tranne che a farci inorgoglire e mettere in pericolo la nostra propria salvezza. Ma c'è qualcuno che scrive, che ricorda, che tiene a mente, che trascrive quello che noi facciamo per la sua gloria. E un giorno, se noi umilmente camminiamo nelle vie di Dio, voi ed io saremo meravigliati nel vedere che Dio ricorda pure quello che noi abbiamo dimenticato. E credo che la natura umana ci porti generalmente a ricordare tutte le azioni errate che ci hanno fatto. Generalmente diciamo ti perdono, ma non me lo dimentico. E generalmente dimentichiamo invece le cose buone che facciamo. Vi ricordate dinanzi quella parabola del Signore Gesù? A quelli che dissero, come Signore? Noi nel nome tuo abbiamo predicato, nel nome tuo abbiamo fatto miracoli, nel nome tuo abbiamo operato potenti operazioni, andate via da me, non vi conosco. E poi altri disse, venite benedetti dal Padre mio, perché io fui malato,
e voi mi veniste a trovare, fui in prigione e voi mi visitaste, ebbi fame e voi mi deste da mangiare, ebbi sete e voi mi deste da bere. E la risposta è bellissima, è la risposta che spero tutti noi ci possiamo identificare in quella risposta. Quando, Signore, t'abbiamo fatto questo? I veri credenti non si scrivono le cose buone che fanno, non vogliono il riconoscimento da parte del mondo, operano perché è l'opera che lo Spirito di Dio li spinge a compiere, e Gesù risponde: in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Gloria al Signore. Però c'è qualcuno che scrive: ma che ti importa se non sanno il bene che fai? Che ti importa se la gente è poco grata e riconoscente per quello che fai? Per chi lo fai? Credo che tutti noi lavoriamo per il Signore, vero? E lo serviamo. Siamo tranquilli perché al momento opportuno il più grande regalo che potremo avere, non lo so voi, ma io la penso così, è arrivare alle porte dell'eternità e trovare Gesù che possa dirmi: ben fatto, mio buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Gioielli al sicuro. Non so se vi è mai capitato di andare da qualche antiquario e vedere della roba antica, anche preziosa, anche dei gioielli sporchi, polverosi. E quando ve lo presento, mi guarda, questo qui è un anello di gran pregio. La risposta è: ma come, è così polveroso? Questo argento è così scuro? Perché un gioiello, se è prezioso, si tiene pulito. Però, da qui, il segreto della tua e della mia santificazione. Se siamo gioielli nelle mani di Dio, e se siamo un tesoro riposto, e se siamo gemme che il Signore cura con particolarità, fratelli, sorelle, grande la nostra vocazione di essere uomini e donne che camminano in umiltà, in santità, in purezza, in mezzo ad una generazione storta e perversa, per far sapere a tutti che Gesù è il nostro Salvatore. A Lui sia la gloria.